Puglia, parlavo, è lunghissima, sono le Puglie, sono 400 chilometri da un lato all'altro. La Puglia è fatta di terra, di mare, di sole, è una passione per il cibo, per la terra, per i prodotti. Qui è una cucina di rispetto della materia prima. Quando da piccolino camminavo sull'erba non davo importanza a quello che calpestavo. Poi, man mano il tempo è passato, io sono maturato, ho capito che tutto quello che noi calpestavamo era la nostra risorsa, la nostra forza. La nostra forza non era la fabbrica, l'industria, era il territorio, la terra. E quindi sono iniziato a raccogliere queste erbe, a catalogarle, a fotografarle, a tramandarle. L'idea è stata che volevo fare un ristorante che era una famiglia. Ero stanco di cucinare e lavorare con cibo che non mi apparteneva. L'idea era di offrire ai miei ospiti la terra, il nostro territorio. È 0 metri d'altronde, stiamo a 100 metri dall'orto. Significa che il nostro cibo non viaggia nel mondo, nella terra. Il nostro cibo viene prodotto qui a pochi metri e cucinato. È immediato, è giornaliero, è quotidiano. Qui raccogliamo e cuciniamo. Non siamo noi che chiediamo il prodotto all'orto, ma è l'orto, la terra, che ci dice cosa abbiamo pronti ora. Saper raccogliere al momento giusto, saperli cucinare al momento giusto, saperli pulire bene. Ecco cosa offre l'orto. Offre la materia prima al 100%. Non ci potrebbe essere cucina senza l'orto a me. L'orto diventa anche l'educazione a capire l'importanza del lavoro, il sacrificio che sta dietro un prodotto. Ora è moda la dieta mediterranea, ora è moda l'orto, è moda il chilometro zero, ma noi stiamo qui da tanti anni, facciamo questo tutti i giorni. Ecco, la nostra cucina è fatta di cereali, olio, verdure. La nostra cucina è fatta con la dieta mediterranea vera. La cucina è fatta di persone sensibili. Quando arrivano le persone, come che faccio? Servo il pane caldo, che mettono l'olio sopra, e loro sentono il profumo dell'olio. E le persone che sono sensibili apprezzano questo prodotto. La cucina di mia madre è la cucina dell'amore. Se non ami qualcuno, cucini in modo meccanico. L'olio è centrale per la Puglia, l'olio come elemento sacro. Un olio cattivo rovina il nostro lavoro, un olio fatto bene esalta il nostro lavoro, e qui l'olio come elemento legante di un matrimonio perfetto. La cucina mi ha dato la possibilità di valorizzare questi prodotti, cioè abbiamo poche verdure, dobbiamo inventarci molte ricette con quelle poche verdure.
Sono Pietro Vito del ristorante Antichi Sapori di Montegrosso, Andria, provincia di Bari, in Italia.